Amici, prima che inizia il video ci tengo a ricordare a tutti voi che è ancora in vendita il mio PC. Trovate il link in descrizione così almeno vedete pure le caratteristiche che ha e tutto. Che tra l'altro in descrizione trovate pure tutta la mia postazione, quindi il nome del monitor che uso, mouse, tastiera, tutto, cuffie. Ci tengo a ringraziare come sempre, e lo farò sempre, VG Informatica, Asus ROG, AMD Ryzen, Deepcool e Adata. E grazie a loro che ho questo PC. Trovate tutto in descrizione, vi lascio il video, buona visione. Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Mentre ero in live, ho letto uno di voi che mi ha scritto: guarda Air, vai nelle impostazioni e io voglio andare insieme a voi. Vai dove c'è il coso per daltonici, quindi andiamo qui, e fai visualizza effetti sonori, metti sì. Adesso io già l'ho provato, l'ho tenuto solamente una partita e neanche, perché il tempo di metterlo sono subito morto. Poi l'ho dovuto togliere perché mi dava problemi, ma adesso ho sistemato. Cosa succede? Ora vi faccio vedere. Mi raccomando però amici, un bel mi piace, speriamo i 3000 mi piace per un prossimo video, e vi faccio vedere. Magari molti di voi già lo usano e quindi sono molto avvantaggiati, però ora vedete. Atterriamo nella nostra amata landa d'Italia, ok? Stiamo per atterrare, guardate un po' amici, tanto già si vede. Già si vede quando atterro, comunque si vede, muoci subito su R. Guardate. Cioè praticamente ti aiuta tantissimo perché si vede. Guardate un po', magari ve lo zoom. Ti aiuta tantissimo perché ti dice dove ci sono spari, dove ci sono le ceste. Per chi magari non sa giocare oppure non sa giocare tanto bene come me, visto che a me serve parecchio questa cosa qui. Cacchio ragazzi, è utile. Ora magari vi faccio vedere in un fight. Guardate, qui mi dice che sta la cesta. Tac, apro la cesta. Magari si è scannata perché non la riesce a trovare. Ci sta, A me certe volte succede. Ora vi faccio vedere in un fight, Guardate, guardate come dice che ci sono passi. Uno qui che sta spaccando, guardate. Guardate, cioè ragazzi, è mostruoso. È mostruoso, ti aiuta tantissimo. Infatti io lo lascerò sempre così, Vi sto avvisando. A meno che non vedo che vi dà fastidio, però provate ad attivarlo, fatemi sapere. Vedete, qui c'è uno che sta lanciando, infatti qua mi indica proprio dove sta. Ok, eccolo. Un attimo che me lo provo a farmelo. Ok. Ok, mi sta sparando da sta parte. Infatti, meno male che me lo dice. Sta da qui, mi dice. Ok, sta lì dentro. Sta lì dentro, guardate. No, vabbè. È fenomenale come cosa. È fenomenale come cosa. Guardate. Lasciate perdere che ci sono morto perché so pippa. Però ti aiuta tantissimo. Se non riesci a capire dove si trova il tizio, ti aiuta tantissimo e ti dice dove si trova. Ad esempio si trovava lì dentro e infatti mi indicava che era lì. Ora ne saltiamo un'altra. Che vabbè, ci sono morto perché sono pippa. Però appunto questo video è per chi magari non sa giocare bene come me. Ora per farvi vedere, vado a morire subito, lo so. Voglio andare a pinnacoli pendenti. Anche se all'inizio si vedrà questo cerchio qui pieno, perché ovviamente tutti fighteranno, però. La cosa bella è che se rimanete tipo in un 1v1 e non sapete dove si trova l'avversario, basta che fa un piccolo passo, il sensore ti indica dove sta e lo vai subito a prendere. Ok, che tra l'altro qui c'è uno. Bella amico, bella. Ok, qui mi dice che sta la cesta. Tutti, vabbè, tutti quei passi, è normale ragazzi. Qui adesso è pieno. Ok amici, allora andiamo dove che si stanno sparando. Stanno pure da quella parte, quindi occhio. Allora qui mi dice che stanno i passi, quindi sicuramente lui sta da sta parte. Mamma mia. Ok. Ok, grazie sensore, grazie mille. Allora vediamo un po'. Per adesso non sento nulla, basta che sentiamo qualcosa e vediamo specialmente. Ok, sono tutti qui sopra. Tutti qui sopra, andiamo, 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 andiamo. Va bene, ho fatto malissimo. Allora facciamoci l'ultima partita, giusto per far vedere ancora per chi non ha capito come che funziona. Ti aiuta molto, poi vabbè, se succede che durante la partita si toglie l'audio perché c'è sto bug che mentre giochi, non so perché, ti si toglie l'audio, non senti più l'audio di gioco. E quindi c'è queste cose qui che più o meno ti possono aiutare da dove che fightano, dove ci sono passi, dove c'è la chest, quindi ti aiuta molto. A me succede sempre sto bug qui che mi si toglie l'audio. Dai, come ultima partita ci andiamo a Borgo Bislacco. E andiamo così. Ok, ci siamo. L'obiettivo nostro, sapete benissimo, che è la casa blu. Andiamo, 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 andiamo. Abbiamo gente sopra. Più di uno sopra. Ne abbiamo pure qui sotto. Ok. What? L'ho tolto 40 in testa. Comunque, amici, dai, più o meno si è capito. Il fatto è che ancora non l'ho provato arrivando in endgame. Quando siamo veramente in pochissimi, che non si capisce se qualcuno sta camperando o meno. Quindi quel coso lì ti aiuta a capire dove sono i passi, se qualcuno sta spaccando roba e sta camperando. Cioè,
Funziona veramente. Allora amici, voi provatelo, provatelo e fatemi sapere qui sotto nei commenti se ha funzionato. Ovviamente ragazzi, non è che vi fa vincere le partite, però vi aiuta parecchio. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo domani mattina in live. E ciao. No!